San Ilario di Poitiers. Nato intorno al 315 a Poitiers in Francia da famiglia agiata, si dedicò agli studi di filosofia. Sposato con una donna del suo rango, ebbe una figlia, Abra. Dopo aver letto il Vangelo, si convertì al cristianesimo. Frequentò la comunità e alla morte del vescovo nel 350, il popolo per la successione fece il suo nome all'unanimità. La moglie lo lasciò libero di occuparsi delle cose di chiesa e lo vede solo sull'altare quando celebrava l'Eucarestia. Per confutare l'arianesimo scrisse opere di notevole valore. Morì nel 367 e le sue reliquie furono bruciate dai protestanti nel 1562. Patrono degli avvocati, degli esiliati e dei profughi e compatrono della città di Parma, è invocato per guarire l'influenza.